Modena avanti di un break al servizio. Proprio Russell tira forte verso Karlitz, che la ricezione si stacca. Christensen dietro per Vettori. Money out su Clevenot. Primo punto di Vettori, dal quale Andrea Gianni per primo, ma tutto il pubblico e tutti i tifosi di Modena si aspettano risposte dopo due match che con gentilezza definiamo opachi a Ravenna e lo scorso in casa con Milan. Tanto azione lunga, si va da Karlitz che non mette palla a terra, allora ancora Piacenza dietro l'Antonov, seconda linea, la palla corta, ben difesa da Christensen, seconda linea di Luca Vettori, e sono due i punti del Vetto. C'era stata anche l'invasione, ma tabellino, noi facciamo la X nella casella di Luca Vettori. Si riparte, 6-3 Modena, Petric scanferla, che sembra essere l'obiettivo numero uno della battuta gialloblu. Clevenot murato, ma può coprire e rigiocare Piacenza, ancora Clevenot, ancora il muro di Modena contiene, Petric in difesa, Christensen dietro per Vettori, senza muro, terzo punto consecutivo del Vetto. E 7-3, qua una magata di Maika Christensen che smarca un Vettori finalmente in fiducia. La battuta ancora dello schiacciatore francese Clevenot, con l'attacco a 3 per Modena. Questa volta non forza, va a cercare Karlitz, si va da Vettori, da posto 2, parallelo vincente per il Vetto, che lascia scorrere il pallone, fa scivolare il muro e poi la piazza in parallela. 14-13. E mi pare che stasera abbia scelto di attaccare parecchie volte in parallela, anche perché Piacenza non lo sta marcando di fatto. E ora Alberto Polo per Piacenza, va a flottare la ricezione di Grebelnikov e poi c'è Vettori da posto 2, un pallonetto strano letto facilmente da Piacenza, che può rigiocare in posto 2 con Russell, ma c'è il muro di Luca Vettori che va a fermare Russell per l'1-1. Ha sbagliato l'attacco, non ha sbagliato il piazzamento a muro. Sono esterrefatto dalla qualità a muro dei gialloblu in questo primo stralcio di partita. Christensen in pai per Karlitz senza muro, ma sul nastro può difendere Clevenot, palla in banda per Antonov, tiene viva la palla Christensen, ancora una difesa, Karlitz per Vettori, palla corta, Vettori si infila in mezzo alle mani del muro di Piacenza. Rigiocate su rigiocate, Modena fa fatica ma ne fa fare di più agli avversari, e allora 2-1 per la Leo Shoes. E c'è spesso Vetto a mettere la parola fine a uno scambio in questa partita. Era una delle risposte che tutta la Modena pallavolistica stava cercando, cioè la prestazione di Luca Vettori. Vettori forte su Antonov, la palla nel campo di Modena, free ball, Petric l'appoggio, palla dietro per Vettori, ancora in parallela, lasciata di nuovo libera da Antonov. Grande Luca Vettori, sta giocando una grande partita.